hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per prima. Ero fiducioso che avresti fatto grande cose nella tua vita, ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi. Io farò il possibile perché il tuo nome e il tuo esempio di vita possano spingere le persone a riflettere sull'importanza dell'empatia e della solidarietà che tu, nella tua semplicità, hai incarnato in modo esemplare. L'orgoglio di un padre si mescola al dolore dell'assenza. Gino Cecchettin, nel giorno della laurea di Giulia, ringrazia la figlia che con la sua breve vita lascia un grande insegnamento. Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto ad onorare la tua straordinaria essenza. Sei stato un esempio emblematico di generosità, donando senza parsimonia il tuo tempo a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi con una tenacia che non mi era propria. Gino Cecchettin ha ringraziato per l'onore reso alla memoria di Giulia, ma il dolore per non vedere la figlia stringere l'alloro pesa come un macigno. Io però non riesco ad essere felice. Il conferimento di laurea che avevo in mente fino a poche settimane fa aveva protagonista una ragazza stupenda che non vedeva l'ora di indossare la sudata e meritata corona d'alloro. Non vi nascondo che anch'io mi sono chiesto più volte se avesse senso questa cerimonia. Ho pensato e ripensato a cosa potesse servire una cerimonia così per una laurea postuma. Poi, come sempre, la risposta mi viene quando penso alla mia amata figlia. Onorare nel migliore dei modi la conclusione del percorso accademico penso sia un atto d'amore nei suoi confronti. Gino ricorda come Giulia fosse combattuta nella scelta della facoltà e di essere rimasto stupito per la sua decisione di seguire ingegneria, lei che aveva una grande passione per la letteratura e il disegno. Mi manchi, ci manchi più dell'ossigeno. Grazie per aver condiviso con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai per sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. Sarai sempre nel nostro cuore.